Barbara D'Urso ancora contro Cecilia, la frecciatina a Ignazio Moser. Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, la frecciatina per Ignazio Moser e le parole per Francesco Monte. Ancora una frecciatina per Cecilia Rodriguez da parte di Barbara D'Urso. Questa volta la conduttrice ha attaccato a Pomeriggio 5 il nuovo fidanzato dell'Argentina, Ignazio Moser. Allo stesso tempo ha elogiato l'ex compagno della sorella di Belen, Francesco Monte, con il quale è riuscita a creare nell'ultimo periodo uno splendido rapporto. Mentre nella trasmissione si parlava di Luca Onestini e della sua attrazione nei confronti della modella Ivana Mrazova al Grande Fratello VIP, Barbarella non ha perso tempo per lodare l'ex tronista di Uomini e Donne. Che a differenza di altri non ci ha provato spudoratamente con l'indossatrice in quanto ha un fidanzato che fuori l'aspetta. Le parole della D'Urso contro Moser a Pomeriggio 5. Luca a differenza di altri rispetta il fidanzato che c'è fuori. Così si fa nella vita, così mi hanno insegnato, ha espressamente fatto sapere la dottoressa Gio. Una chiara frecciatina a Ignazio Moser che, non solo ha corteggiato una ragazza già impegnata come Cecilia, ma non ha neppure chiesto scusa a Francesco Monte durante l'incontro avvenuto davanti alle telecamere del Grande Fratello. Un incontro di cui ancora oggi si parla sui social ma soprattutto nelle trasmissioni della D'Urso. Proprio quest'ultima continua a rimarcare la signorilità del tarantino che, nonostante sia ancora innamorato della Rodriguez, è riuscito a farsi da parte con parecchia eleganza. Tanto di capello a Monte ha confidato Barbara che ha stretto un bel legame con l'ex di Teresanna Pugliese. Quella di oggi è la seconda frecciatina di Barbara D'Urso nei confronti di Cecilia Rodriguez. Nella giornata di ieri la napoletana ha attaccato la sudamericana per essere ritornata nel famigerato armadio del GF per fare una sorpresa a Moser. Barbara contro Cecilia, due frecciate in due giorni. Io non ci sarei mai tornata nell'armadio, ma ho un curriculum, ho esperienza. Forse lei ha peccato d'ingenuità, ha affermato l'ex attrice. In precedenza Cecu ha tuonato contro la signora della domenica, quando sono uscita dalla casa ho sentito nei programmi di Barbara D'Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche.